Sentite anche voi questo profumo? Forse è l'energia del rosa che è tornata. E taglia l'aria sulle strade del Giro Rosa Ikrea 2019. La tappa è la numero 4, che collega Lissone a Carate Brianza. 100 km, di cui 50 di gambe e 50, beh, cuore e femminilità. La nostra ciclista è Alice Maria Arzuffi. La tappa 4 del Giro Rosa Ikrea prenderà il via da Lissone e arriverà a Carate Brianza. Saranno 101 km complessivi con 400 metri di dislivello. È tutto un sali scendi e un mangia e bevi sostanzialmente. Ci sarà un GPM di terza categoria e un traguardo volante a Sovico. Secondo me è una tappa che potrebbe essere adatta alle fughe, ma essendo comunque una delle uniche tappe senza arrivo in salita o comunque con delle grandi salite, probabilmente le squadre vorranno arrivare all'arrivo con il gruppo compatto per favorire le velociste della squadra. Non si può pensare di vincere delle gare singolarmente, c'è bisogno dell'aiuto di tutta la squadra. Tutte le sei ragazze quando partono a una gara hanno un obiettivo comune. Sì, il gioco di squadra ormai è, diciamo, è un punto fondamentale del ciclismo moderno. Fare le cose in gruppo significa avere un obiettivo comune. Ho iniziato a correre in bici quando avevo 11 anni e ho iniziato a correre in bici perché appunto aveva iniziato mia cugina Maria Giulia. Quando avevamo 11 anni, lei ne aveva 12 e io 11, lei ha preso la decisione di iniziare a correre in bicicletta e quindi ho detto sì, dai, vado anche io. Uno dei risultati che mi inorgoglisce di più è sicuramente il podio l'anno scorso a una tappa del Giro Rosa, e che dopo una fuga di 60 km sono riuscita ad arrivare all'arrivo e conquistare appunto il terzo posto. Poi vabbè, io sono anche una ciclocrossista ed inverno faccio appunto il ciclocross e nella stagione passata ho vinto la mia prima gara del Super Prestige, e per una ciclocrossista vincere una gara del Super Prestige penso che sia una delle soddisfazioni più grandi che possa avere. Se mi dici Giro Rosa Ikrea ti dico la corsa più bella del calendario femminile. Io la affronterò all'attacco, anzi, vabbè, ci sarà da vedere come sarò messa in classifica generale, però quest'anno punterò a far bene nella classifica generale, quindi salvo imprevisti, probabilmente fino alla tappa 4 starò un po' più coperta, tra virgolette, per cercare poi di tirar fuori il meglio nelle tappe con le grandi salite sostanzialmente. Mentre pedalo durante le tappe del Giro Rosa Ikrea, sì, penso, ma secondo me non bisogna mai pensare troppo, perché quando ti metti a pensare troppo hai già perso l'attimo giusto. Vorrei portarvi un po' indietro nel tempo. La maratona di Boston del 1967 è riservata agli uomini, ma a 2 miglia dalla partenza qualcuno si accorge che c'è una donna in gara. Cercano di raggiungerla per strapparle il pettorale, ma Katrin Switzer riesce a terminare la sua maratona in 4 ore e 20 minuti. È un onore far parte di questo movimento femminile, in cui ci sei anche tu, cara Valentina Marchei. Ma le pattinatrici vanno molto in bici, ma sulla cyclette, diciamo così. Noi tanto cardio lo facciamo effettivamente sulla bici, ma la bici in palestra. Quindi appena posso fare qualche attività all'aperto, la prima cosa che faccio è prendere la bici e andare. Io sono molto convinta che le donne comunque abbiano una marcia in più rispetto agli uomini. Lo vedo tutti i giorni in pista, quindi.
quando sei più giovane sogni quelle medaglie, quando incominci ad avere un po' più di esperienza incominci a capire cosa vuol dire gareggiare, essere un esempio e tentare di arrivare al top. Quando sei un po' più vecchia, diciamo così, è la passione che pattina, è il cuore che pattina. Torno al vento sul viso di quando, della prima pattinata, quando avevo 7 anni e mezzo, e mi lascio trasportare da questo vento sul viso. Che è vero, sei una farfalla, ma puoi impersonificare qualsiasi tipo di personaggio. Sei te stessa al 100%, ma allo stesso tempo puoi essere tantissime versioni diverse di te stessa. Ovvio che la percentuale chiaramente è molto più alta, una percentuale femminile nel pattinaggio, ma è anche vero che l'eleganza non è prettamente femminile, l'eleganza è anche molto maschile. Marco, se n'è andato e non ritorna. E il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Cioè, io ti adoro. Love, love, love. Sì, sono così. 12 rounds, ding ding. Sick and tired of the whole damn thing. Sembrerà banale, ma in realtà l'esempio che io ho tutti i giorni ancora adesso è mio papà. Mio papà ha fatto 2 Olimpiadi di maratona, è stato un grande maratoneta a livello italiano. Mi ha sempre detto che tutto quello che io vivevo giornalmente, quotidianamente su quella pista, mi sarebbe servito per la vita di tutti i giorni, ed è proprio così. Poi il fatto che io ho fatto 2 discipline differenti, per 20 anni sono stata un'atleta di singolo facendo un'Olimpiade che ho rincorso per 8 anni perché ne ho perse 2 prima di arrivare a quella di Sochi. Per poi dopo Sochi pensare che la mia carriera ormai era alla fine, e mi sono ritrovata per caso a cambiare disciplina ed essere una delle prime donne al mondo a fare 2 Olimpiadi in 2 discipline differenti. Ecco, questo mi ha insegnato papà. Papà mi ha sempre detto: non c'è limite. Io ho pattinato con un uomo per 4 anni, quindi era il mio compagno, non era il mio fidanzato, non era mio fratello, non era neanche il mio miglior amico, ma è il tuo partner professionale, fai tutto con lui, ti metti a nudo. Lui comunque era quello che portava la coppia, lui era quello che tecnicamente aveva più esperienza, quindi io dovevo solo seguire. Però lui col tempo ha imparato anche a fidarsi di me. Si è reso conto che nelle situazioni in cui anche lui era in difficoltà, io potevo gestire la situazione comunque. L'eleganza e la bellezza del tuo sport e del movimento è molto legato anche alla persona che sei in quel momento, cioè cresce insieme a te. E quindi la mia è cresciuta col tempo, si è innamorata, era delusa, era una tigre perché voleva andarsi a prendere la qualifica olimpica, quindi ogni anno ha avuto veramente un carattere totalmente diverso. Ma questo è bello, perché ogni anno non sai mai cosa aspettarti. Se non ci fosse la Valentina donna nella Valentina sportiva, la Valentina sportiva sarebbe senza sapore. Alla fine il ciclismo è come una ricetta. Si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Io questo profumo però lo sento ancora. Forse arriva da questa scatola. Alice, svelaci tu il segreto. Mia mamma, perché mi ha insegnato che ogni giorno è un nuovo giorno per iniziare qualcosa e che non dobbiamo mai arrenderci e che abbiamo ogni giorno una nuova opportunità per dare inizio ai nostri sogni.
Ho scelto questa torta perché è la mia torta preferita. Amo il cioccolato e amo i frutti di bosco, soprattutto i lamponi. Mi ricordo che fin da quando io ero piccola, mia nonna cucinava sempre per tutta la famiglia, soprattutto per i compleanni, Natale, la Pasqua. E mi ricordo sempre questo tavolo enorme a casa di mia nonna. E sedevamo intorno a questo tavolo, non so, tipo 20 persone come minimo. E niente, e mia nonna era sempre l'unica persona della famiglia che si metteva a cucinare per tutti quanti. Una base di pasta farolla al cacao, con poi una ganache al cioccolato e sopra una crema ai lamponi. Beh, ci sono periodi nell'anno in cui sì, mi permetto di trasgredire un attimino di più, quando non ci sono le competizioni, sono in periodo di riposo. E invece quando preparo delle gare importanti a cui tengo particolarmente, cerco di curare l'alimentazione alla perfezione, insomma. A volte incontro delle persone che mi dicono: ah, però sei comunque carina, ti fai i capelli fatti bene, ti curi le mani così, anche se sei una sportiva. E quello che rispondo è sempre, cioè, essere donna penso che sia la prima cosa. E mentre l'energia del rosa continua a girare sulle strade d'Italia, noi ci vediamo la prossima settimana. E non dimenticate che, in gruppo, arriviamo ovunque. È quasi fatta, ah, zucchero a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza è il cielo. Si fa così per cominciare il gioco. E ci si mastica poco a poco, sarà bello bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente. Dolce, dolcissimo, sconveniente, sempre.